Un saluto a tutti gli amici di androidworld.it. Se ci seguite con costanza, sicuramente sapete che siamo soliti sul nostro sito fare delle prove fotografiche dando in mano gli smartphone più interessanti del momento al nostro fotografo di fiducia, ovvero Alessandro Michelazzi. In questo caso è il turno di Huawei P20 Pro, che il nostro fotografo era molto curioso di testare, soprattutto per la dimensione del sensore principale, ovvero i suoi 40 megapixel. Vale la pena ricordare però che ci sono altri due sensori, ovvero un sensore monocromatico da 20 megapixel e un sensore zoom 3x da 8 megapixel. In questo caso il test che il nostro fotografo ha voluto fare, sostanzialmente io sono qui per spiegarvi la prova che troverete sul sito, per farvi vedere alcune foto e per riportarvi alcune delle sue impressioni. La prova che in questo caso il fotografo voleva fare era capire una fotocamera del genere con tre sensori, con l'intelligenza artificiale, con una risoluzione così alta, se può effettivamente andare a sostituire in certe circostanze la sua macchina di riferimento, la sua mirrorless di riferimento che utilizza per il lavoro tutti i giorni. In questo caso quindi è andato a studiare varie scene, è andato a studiare varie circostanze e a fare alcuni scatti che sono effettivamente molto molto belli. Se ci seguite sapete che Alessandro ovviamente fa questi scatti molto belli con varie tipologie di smartphone, ma qui c'è qualcosa in più, qui ci sono delle considerazioni in più che vale sicuramente la pena fare e appunto riportare il suo pensiero. Iniziamo dalle foto fatte in modalità automatica. La modalità automatica tra l'altro è quella in cui l'intelligenza artificiale di Huawei può anche entrare in gioco. Qui ci sono degli scatti di vario genere, principalmente di paesaggi, ve ne faccio vedere alcune perché sono veramente notevoli, vi rimando comunque al sito per poterle vedere a piena risoluzione. Qui sicuramente si può apprezzare, devo dire, una definizione veramente notevole anche grazie alla lente Leica, comunque nel complesso sicuramente delle foto come ce le saremmo aspettate da un top di gamma come questo di Huawei. Passiamo poi alla modalità ritratto che è possibile grazie alla presenza di tre fotocamere, in questo caso ne vengono utilizzate due, quindi la principale è quella monocromatica, per calcolare la profondità del campo, dell'immagine, e quindi andare a sfocare lo sfondo dietro il soggetto principale. Una cosa che ha notato il fotografo molto interessante è che in questo caso si può utilizzare sia la fotocamera più zoomata che quella più grandangolare per fare il modalità ritratto, e quindi in questo caso, come è possibile vedere dai due esempi, è possibile ottenere due effetti differenti. Utilizzando la lente più zoomata, in questo caso stiamo ottenendo un effetto simile a quello di un medio teleobiettivo. Una variante della modalità ritratto è quella della modalità apertura. In questo caso è possibile andare a variare virtualmente l'apertura della fotocamera mentre si va a scattare, fino a un incredibile f0.95 che nelle lenti fisiche delle fotocamere professionali appartiene soltanto a modelli veramente super costosi e molto lussuosi. Ovviamente è un effetto virtuale, ma è molto interessante perché è possibile appunto riprodurre virtualmente una profondità di campo diversa e variabile per ottenere appunto un'immagine sfocata, ma esattamente come la vogliamo noi. Uno dei test più interessanti quando si vuole andare a capire se uno smartphone può sostituire la propria fotocamera è quello con le foto notturne, e qui troverete anche degli scatti fatti con la fotocamera di riferimento del nostro fotografo. Il test è veramente molto interessante perché qui si nota come la modalità notte, che permette, abbiamo già spiegato nella nostra recensione come funziona, quindi permette di scattare a mano libera con tempi di scatto molto lunghi, si riesce, soprattutto quando si va poi a prendere la foto in formato RAW e quindi il file DNG, di avere delle foto che con veramente un minimo sforzo, sviluppandole in Lightroom, è possibile ottenere delle foto veramente incredibili e quindi raggiungere anche la qualità di una fotocamera come quella che è stata usata come riferimento, cosa che, diciamocelo chiaramente, fino a poco tempo fa era una cosa assolutamente impensabile.
salendo un po' di livello e quindi andando a appunto interessarci a chi di fotografia magari se ne intende anche un po' di più e quindi ovviamente va a scattare in formato RAW, si va appunto nel campo della modalità Pro, quindi della modalità quella comunemente chiamata manuale. In questo caso il fotografo aveva dei dubbi, visto che in passato molti altri produttori, molti altri smartphone hanno scattato in modalità RAW, ottenendo dei file però non nitidi come avrebbero dovuto, anche a bassi ISO. Qui invece la sorpresa è stata assolutamente positiva e potete vedere alcune delle foto che sono state sviluppate in Lightroom recuperando un minimo di vignettatura che ha trovato il fotografo nelle foto scattate da questo P20 Pro e tirando fuori delle foto veramente incredibili. E poi lo zoom, perché P20 Pro può fare foto zoom a 10 megapixel 3x o 5x, utilizzando 3x appunto la lente di cui abbiamo parlato, la terza lente dello smartphone, 5x utilizzando l'immagine della lente 3x, della fotocamera 3x e utilizzando l'intelligenza artificiale per interpolare l'immagine fino a uno zoom 5x, che può sembrare un'idea semplice e scontata, può sembrare un classico zoom digitale, ma non è così, perché se guardate gli scatti riuscite a capire appunto che ovviamente lo zoom 3x è di un vantaggio incredibile, quello 5x lo è ancora di più, ma non è un semplice 3x ingrandito digitalmente, è qualcosa in più e lo si capisce anche dagli scatti che ha realizzato il nostro fotografo. Le ultime serie di scatti sono quelle realizzate con le modelle, che il nostro fotografo ha fatto con delle modelle. In questo caso, invece di attenersi a una semplice, a una precisa modalità di scatto, quindi lo zoom, quindi modalità, eccetera, eccetera, ha scattato come avrebbe scattato per una sua classica sessione di lavoro, quindi alternando foto in modalità automatica, dove ricordo tra l'altro che entra in gioco anche l'intelligenza artificiale, capendo in automatico la scena e migliorandola, sostanzialmente facendo una post-produzione al posto vostro per migliorare la foto, alternandole appunto a delle foto in modalità ritratto, quindi in questo caso potrete vedere foto in entrambe le situazioni e anche qui veramente delle foto notevolissime. A chiusura di questa galleria anche un dettaglio di una foto realizzata in questo shooting che fa capire come 40 megapixel voglia anche poter dire andare a prendere una piccola porzione di questa foto, ingrandirla e avere ancora una foto pienamente utilizzata. Quando il nostro fotografo, un po' scherzando, dopo qualche giorno di test del P20 Pro su Instagram aveva pubblicato una storia dove gettava la sua fotocamera nel cestino, ovviamente una provocazione, ma in questo caso mai provocazione fu più sensata, perché in questo caso Huawei ha realizzato un pacchetto completo con il suo P20 Pro che va non solo a portare grande qualità all'interno delle sue foto, ma anche una grande risoluzione, un'ottima gestione della modalità Pro e quindi del formato RAW, un'ottima modalità ritratto, l'intelligenza artificiale, zoom 3x e anche zoom interpolato 5x sfruttando appunto la lente con zoom 3x. Questa era quindi un riassunto per raccontarvi un po' qual è stata l'esperienza del fotografo, ma ovviamente un video non può descrivere al 100% la qualità o il lavoro che è stato fatto da un fotografo ed è per questo che vi invito ad andare su androidworld.it dove troverete tutte le foto scattate dal nostro fotografo.